Buongiorno. Allora, è da un po' che non facciamo clip, eh? Penso da quando siamo tornati da Roma. Cioè, che eravamo ancora a Roma, credo. Sì, perché noi siamo tornati sabato sera e poi domenica siamo rilassati, siamo stati con gli amici e tutto quanto. Ieri KO, perché sono il periodo, e quindi ieri ero proprio morta sul divano. Non ho voluto saperne niente di nessuno. Comunque oggi è martedì 7 e sono le 8:20. Ho appena portato giù Woody perché c'è un tempo orribile, cioè proprio brutto. E quindi l'ho portato giù adesso, cioè dovrebbe esserci il temporale e tutto quanto. Quindi, anche perché, cioè, a prescindere, ieri c'era un sole che spaccava le pietre, ma non sono andata a camminare perché, cioè, se no svenivo per la strada. Dunque, oggi è un po' una giornata uguale a quella di ieri in realtà, perché non è che sono carica mille. Dopo l'ho sistemata a casa perché ne ha bisogno. Devo togliere la roba dallo stendino, che ormai è bella che asciutta. Do una pulita al bagno e poi una sistemata in cucina, insomma, roba proprio tranquilla. Mi sparo la musica mille. E stasera dovremmo andare a fare la spesa perché in casa non c'è più nulla. Cioè, l'ultima volta che sono andata a fare la spesa non me lo ricordo neanche. In realtà dobbiamo prendere più che altro sempre frutta e verdure, le cose per fare colazione e qualcosa da smangiucchiare per mio marito quando viene a casa dal lavoro. Quindi, così. Ma sono anche così contenta perché che cosa ho combinato? Figurati, se non ne combino una delle mie. Allora, come dire, è da un po' che voglio fare una roba. Io non so quando uscirà questo video, quindi non dico niente, ma ho in programma di fare una roba. Quindi sono contenta anche per questo. Non vi dico altro perché prima voglio essere, cioè voglio essere sicura di che sia concreta la cosa, no? Quindi non voglio dire una cosa che poi magari non è. Sto aspettando una risposta. Però sono contenta perché è da tantissimo. Comunque, Woody è lì, la nanna, sta benissimo, tutti noi stiamo bene. Io mi sono ustionata a Roma, non so, cioè ho preso tutto al Vaticano mentre aspettavamo di entrare alla cupola, e praticamente qua. Questa è la zona che ha colpito di più, perché sì, ha senso, perché quando aspettavamo io avevo il professore che puntava di qua, e quindi mi sono proprio ustionata sta zona, però sta passando piano piano, però bella Roma, cioè penso di essermi innamorata di Roma, bellissima, cioè proprio mi ha proprio preso tanto. Quindi poi noi pazzi, perché vabbè che siamo stati 2 giorni, ma la maggior parte l'abbiamo vista in un giorno, cioè noi siamo così, come anche quando abbiamo viaggiato per l'Europa, cioè noi siamo così. Poi aver visto il Colosseo al tramonto, più, quasi tramonto, bello, a me è proprio piaciuto troppo. Poi ho superato anche la mia paura della metro, perché non so se ve l'avevo detto, ma scusate se sono ferma qui, ma un po' così. Però sì, ero terrorizzata dalla metro, cioè ero terrorizzata, in realtà l'ho presa una volta nella mia vita, ma anni e anni fa. E quando avevo avuto tipo 11-12 anni, e ho trauma, da lì non ho mai più voluto prendere. Infatti anche l'Europa, tipo Berlino, Parigi, tutto a piedi, perché mai, figurati se prendevo la metro. Però a Roma, vuoi o no, la dovevamo prendere.
Che poi in realtà l'abbiamo presa dalla stazione per arrivare in via del Corso e poi l'abbiamo ripresa per andare alla Città del Vaticano, mi sembra, e basta. E poi vabbè, ritorno. Cioè l'abbiamo presa anche poco, cioè pensavo che vivessimo sulla metro, ma in realtà no, perché abbiamo sempre camminato. Quindi bella. Vi faccio vedere gli acquisti che abbiamo fatto, perché credo che non ve li abbiamo fatti vedere. Quindi ora ve li faccio vedere. Sono la luce perché è un po' bruttino. Allora, ho preso quel ventaglio lì perché ragazzi si moriva dal caldo, quindi ho preso quello lì. Oh, ora sta lì esposto. Poi, mi sembra 3 euro quello. Scusate la moto. Mio marito ha preso questo, non so quanto l'abbia pagato, penso 1 euro forse, non lo so perché non l'ho visto quando l'ha preso, che credo che ero al telefono io, quindi questo, bellissimo, fatto troppo bene, troppo carino, quindi questi due qua. E poi come regalini abbiamo preso per mia suocera e mia cognata questo, che sono due portaocchiali, perché mia suocera si è fatta gli occhiali nuovi, quindi abbiamo preso un portaocchiali, anche così è una cosa un po' diversa. Uno è così, è bellissimo, con la tipa, e uno è questo, non so chi andrà a chi. E invece ai miei, che fino all'ultimo, cioè questo qua l'ho preso poco prima di andare verso la stazione, perché cioè, vi giuro, ero stra indecisa su cosa comprare. Ho preso questo, che è un piattino, che è tipo quello che noi abbiamo di Barcellona. Ed è fatto così che ci sono tutti i posti, tipo Piazza Navona, Colosseo, Castel Sant'Angelo, insomma, sono tutti qua. È bellissimo, appunto lo metti e stai in piedi. Niente. Questo è quanto. Bene. Ah, e poi domenica ho fatto il mio shopping. Shopping. Mi sono preso un po' di scarpe, raga, perché? Perché a Roma mi sono portata le scarpette, quelle che uso ad uscire la sera. Sono, insomma, non sono le scarpe. Ah, ho preso anche le scarpe da ginnastica alla Decathlon. Perché sia le scarpe da ginnastica che avevo preso mesi fa la Decathlon, mi sono distrutte sotto perché andando a camminare tutti i giorni mi sono consumata, cioè non c'era proprio più il di sotto della scarpa, quindi ho preso queste. Sono molto carine, mi piacciono un sacco. Fatte così, per andare a camminare con Wood, insomma tutto quanto. E mi servivano delle scarpe per uscire là, cioè per uscire la sera, insomma scarpette da mettere sotto i pantaloncini, insomma queste cose qua. E l'avevo spaccata, e l'ho spaccata perché ho portato proprio quelle, quindi io non ho scarpe, sono un paio, sono rosa e mi vanno anche un pochettino strette il davanti, non sembro stempiata e pelata. Allora, da Pittarosso ho preso queste che le volevo da un sacco, cioè da un sacco, mi piace un sacco a me la Puma, penso che le ho avute anni, anni, anni fa e mi sono durate un sacco, perché ero incinta tra queste, le Adidas, quelle bianche e verdi, e le Vans nel mio cuore, ma costano un rene più un braccio, quindi ho preso queste qua che erano addirittura in sconto, quindi ho avuto anche fortuna, non mi ricordo quanto sconto, comunque da 45 che costavano, ne abbiamo tipo pagate 32, 34, una roba del genere, e sono le classiche Puma, cioè niente di che alla fine, queste classiche che stanno bene con un pantaloncino, con un jeans, insomma con tutto, e queste qua spero di usarle solo ed esclusivamente per, cioè, andare in giro, tipo insomma e basta. Vabbè, poi mi merito sempre un pantaloncino perché ne ha pochi da Pull & Bear, però sono belli, non li devo lavare. Va bene, dai, ci aggiorniamo, allora sono tipo le 3:20 e io ho appena finito di vedere un film, quello nuovo di Anna Giovanni e Giacomo. Io adoro l'estate, che non l'avevo ancora visto. Bellissimo, cioè, mi sono messa a ridere.
Secondo me tra un po' viene giù il diluvio, se non qualcosa di peggio. Secondo me un po' di grandine verrà perché ci sono delle nuvole troppo gonfie, troppo bianche. Quindi, non so se vi ricordate il video che era uscito di Io da solo in panico per la prima volta, che viene giù la grandine, cose così. Quindi, stavo tirando dentro più o meno la, cioè, questo. E basta, penso mai che, insomma, che si rompa. L'anno scorso avevo il tendone giù, avevo tutto fuori. Adesso io prevengo, raga, perché poi non viene niente, magari, no? Però avendo visto l'anno scorso, mo c'è buio. Avendo visto l'anno scorso, preveniamo, non si sa mai, tanto si fa presto a tirare giù. Woody, tu ti ricordi, no? Come è andata a finire? Bene, tanto Woody l'ho già portato giù, che qui secondo me tra 2 e 1. Poi magari è solo pioggia, eh. Meno male che non ho la macchina, ma perché appunto stamattina avevo già visto. Quindi, e meno male che, scusate il buio, magari accendo, ma meno male che dove lavora mio marito, c'hanno il parcheggio non sotto. Però hanno il parcheggio come, cioè, coperto, nel senso multipiano, ecco, si chiama multipiano. E quindi l'ha messa lì. Io ho detto stamattina, mettila lì che non si sa mai. Vedi, mamma ha chiuso. Guardate. Perché quando sente i tuoni si agita un po', no? Allora, aggiornamento meteo.it. Piove, piove un sacco, c'è caldo e niente, questo è quanto. Per ora è così, speriamo, speriamo, almeno si rinfresca perché cioè, si muore proprio dal caldo. Comunque, Woody odia le finestre aperte. Cioè, è da un po' che abbiamo notato questa cosa. Invece prima, quando avevo qualche mese, all'inizio, cioè, proprio lui saltava sulla finestra, infatti avevamo anche paura che, cioè lui fa anche dei salti alti, no? E mo c'ha paura, ma non salta più. Bene. Quindi adesso me ne sto un po' qua, mi godo un po' il paesaggio. Poi se vedo che è tutto tranquillo mi metto a guardare un film con calma. Se la situazione invece degenera vi farò sapere, perché magari è solamente un temporale come si deve. Allora, bene, mi sto sentendo come l'anno scorso, barra 2 anni fa. Mi sta venendo un po' male. Allora, sembrerebbero goccioloni, ma speriamo veramente. Cioè, manco avessi la macchina qua, no? Però mi dispiace per le altre proprio, perché cioè, è proprio un peccato, ma non dovrebbe. Cioè, ragazzi, avevo la macchina qua, cioè come minimo facevo 800 manovre e la mettevo dentro, in garage piuttosto. Perché sì, non lo so mettere in garage da sola. Non so come si fuma. No, non so. Comunque, sì. Non ne ho idea. Allora, sempre aggiornamento meteo. Ragazzi, sta venendo giù acqua a secchiate. Cioè, vi giuro, una roba impressionante. Infatti, mo' ho chiuso. Perché c'è sempre telecamera vicino? Cioè, non so dirvi quant'acqua stia venendo giù, però
Fino a che non grandina, va benissimo. Poi avevo la finestra aperta perché mo sto guardando fuori perché, cosa faccio? Qui davanti c'è un palazzo ed è caduto un fulmine, ma l'ho visto proprio tutta la scena. Ha fatto un ciocco, raga, sono tremate le finestre. Non l'avesse mai fatto, Woody ha fatto dei salti, proprio impaurito, cioè, insomma, ma un ciocco da matti, da matti. Perché proprio è caduto qua davanti. Sei tu prima? Ah, il mio bimboni, il mio bimboni. Vabbè, ci aggiorneremo.